tesorini, oggi inizio tardi questo vlog, sono le 1:20 e sono andata a fare due shopping per il matrimonio. Sto iniziando a comprare cose già da un bel pezzo, piano piano, un po' al mese. Questo mese è toccato alla giarrettiera. Qui c'è scritto devi mettere una cosa regalata, una cosa prestata, una cosa blu e una cosa usata. Io questa l'ho comprata al Unkenmüller e l'ho pagata 6,599 euro. Ci sono vari prezzi. C'era anche nera. C'era un altro tipo, però essendo che io uso la tradizione, è unica misura, c'è anche questo coso che secondo me è da levare. E questa è, l'ho messa al contrario, la giorruttura, quella che va messa dentro. Non è un blu, ma è un azzurrino, però va bene. Direi che nella mia cosciona ci entra, sperando di diminuire. Questo è uno dei nuovi acquisti per il matrimonio. Infatti compro e metto di lato, compro e metto di lato. Un altro acquisto è questo che ho fatto al Teichmann oggi. Costavano 20 euro. C'era il 50% di sconto, infatti che l'ho pagato 9,90 euro, l'ho presi al volo. Ero indecisa tra paia di scarpe, questo qui, la ballerina quella con tutti i recamati, o se no c'era un altro tipo di scarpa come questa, ma aperta dietro. Quindi ho scelto questa, che secondo me si adatta benissimo. Infatti eccolo qua lo scontrino. Da 20 euro l'ho pagato 9,90 euro, scusate, non riesco a girarlo. E questa è la scarpina. Sembra gigantesca, ma io ho un 40, questo è un 40. Si presenta così, si attacca così. Secondo me è comodissima, perché l'ho provata. È comodissima e poi andrò con le calze, quindi direi che proprio fanno alla perfezione. Poi comunque sotto vestito non si vede una mazza, però secondo me questo è il modello perfetto per me, perché io con i tacchi non ci vado molto d'accordo e sinceramente mettermi quei tacconi soltanto per essere, no, non mi piacciono. Se mi piacciono, mi piacciono con tutti i brillantini magari, però vabbè, pazienza. Ho optato per queste, che secondo me sono migliori, erano migliori degli altri. Quindi poi ci andranno le calze, conti, tutto. E questi sono stati i miei due acquisti per il matrimonio. Poi il prossimo mese, oddio, adesso non entrano più, uno di qua, uno di qua, metto così. Prossimo mese sicuramente un altro acquisto saranno la prenotazione delle fedi, perché andrò con mio marito, cioè marito, futuro marito, uguale, e andremo a prenotare, perché tanto ci vogliono solo 6 settimane, 6 settimane prima, quindi alla fine anche in 4 settimane penso lo faranno. E poi cosa manca? Ah, devo chiamare adesso la suocera per prenotare, per dirgli di andare al mercato giù a Catania e comprare la stoffa per i tavoli, cioè nel senso le tovaglie per i tavoli. Queste qui che lei le prende a metraggio e quindi questo. E niente, quanto mi riguarda io ho finito di farvi vedere le cosine. E poi cosa manca? Vabbè, comunque mancano le scarpe per i bimbi, che
che ho già visto, li prenderò lo stesso a Tashman, che ci sono gli sconti. E manca il vestitino al vestito al piccolino e il vestito allo sposo, ma quello, se non ci pensa lui, se lo deve andare a provare e fare, quindi direi proprio che ci vuole lui. Io, per quanto mi riguarda, il mio vestito è già a posto, devo solo modificarlo quando viene la suocera. E niente, queste sono state le cosine. Io per adesso vi saluto, ci vediamo dopo, mi fate compagnia magari quando vado al lavoro, perché oggi lavoro sempre alle 4 fino alla domenica alle 4. Dopodiché, da lunedì mio marito è in ferie 2 settimane e io farò la mattina, quindi dalle 6 alle 11 di mattina. Però diciamo che ho tutta la mattinata poi libera per riposarmi e poi l'indomani per andare a lavoro. E il sabato ce l'ho libero, e il sabato andremo al ristorante per prenotare il buffet e per mettere l'acconto per la sala. Quindi io vi saluto per ora, ci vediamo dopo. Al lavoro, e il piccolino è voluto venire col tuo gatto, dai veloce, e io sono andata al lavoro, e niente, come al solito è un brutto tempo, anche se c'è tipo un raggetto di sole che vuole uscire, ma non ce la fa uscire perché, come avete visto nella clip, è tutto da questo lato, tutto nuvoloso. È brutto, spero tanto che alle 8 non faccia come ieri che si metta a piovere. E niente, io per ora vi saluto, vado al lavoro e ci vediamo dopo. Buonasera ragazzi, sono le 8, io ho finito adesso di lavorare, ma non ho lavorato, nel senso che, come prevedevo, c'è stato il tempo brutto, quindi non c'è gente, non ci sono bambini, quindi meno affaticamento, ma me la riservo per quando ci saranno 30-35 gradi di nuovo, perché ci sarà da sgobbare. Comunque, io sto andando a casa, qui c'è il campo da tennis, quindi per questo sentite rumore, questa è tutta la via dove lavoro, e niente. Farò fino a domenica dalle 4, dalle 16 alle 20, dopodiché lunedì inizierò a fare 6 di mattina fino alle 11 di mattina, quindi ci cambiamo i turni, diciamo, perché chi fa la sera non aspetta il giorno di riposo. Comunque io di giorno di riposo l'ho avuto d'obbligo, perché come sapete c'è stato un forte temporale, quindi hanno chiuso la piscina, quindi io sono rimasta a casa almeno un giorno. Adesso il mio giorno di riposo sarà il sabato prossimo, quindi dovrò lavorare questi altri 3 giorni più altri 6 giorni, e il sabato avrò il riposo. Pazienza, però almeno ho iniziato di nuovo la mia routine del lavoro, che mi mancava tanto. E niente, adesso chiudo perché ci sono persone, mi vergogno. Come vi dicevo, perché non mi piace parlare quando c'è la gente, troppo. Come vi dicevo, niente, i miei turni saranno questi la settimana prossima. Niente, adesso camminerò per circa 30 minuti a piedi, 25 massimo, e andiamo a casina.
Spero tanto che piccolino già stia dormendo perché era abbastanza stanco, mi ha detto mio marito, era abbastanza stanco e niente. Di cucinare ho già cucinato, quindi non mi tocca fare niente, mangerò un panino così al volo e poi mi metterò alla ricerca delle varie canzoni o delle varie cose per il matrimonio, visto che comunque, o se no andrò direttamente a dormire e mi inizierò a guardare alcuni video di ragazzi che seguo. Comunque vi lascio sempre qui sotto nell'info box tutti i loro nomi. Comunque io fanciulle mi avvio piano piano, anche un po' più veloce, e poi noi ci risentiamo dopo per i saluti. Come avete visto nella clip precedente, avete visto quelle case tutte allineate tipo una dietro l'altra? Per me sono fantastiche queste. Io ho sempre sempre sognato una casa solo così, proprio con un giardino, due piani. Però sì, dopo pensi a pulirla, ti voglio. Però secondo me sono fantastiche, sono uniche. E qui in Germania ce ne sono molte, molte, molte. Anche che costano poco. Quindi, cioè, tipo, adesso sto passando in una casa veramente stupenda che vorrei avere al 100%. Ragazzi, guardate. Questa qua. Bellissima. Comunque, io cammino. Mi mancano ancora tanto tanto da camminare e niente, qui c'è una scuola e più avanti c'è, hanno aperto il centro per fare i tamponi veloci, e qui come al solito ci sono case, case su case. Queste sono tutte case solo e niente, sembrava di aver guardato come brutto il tempo, le persone così, però da là si sta aprendo, magari domani si spera di lavorare di più. Comunque io adesso vi saluto con questo bel venticello, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che vi voglio tanto bene e mi raccomando ragazzi, seguitemi e presto arriverà il giorno del matrimonio. Quindi vi aspetto in tanti. Ciao!